un po' parte il tempo, perché sennò... Mi hanno spiegato anche dei mezzi, che qui abbiamo solo un mezzo quando si opera, è tutto bloccato. E questa è la strada che noi facciamo tutti i giorni quando è bloccato l'autobus per andare a fare la spesa. C'è gente invalida, io e gente anziana. Io ho chiesto di mettere almeno altri due autobus. Aspettando, è un onore. Andiamo, no, 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 ma no, 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 del personale tecnico che può illustrarci attentamente il lavoro che è già stato svolto, perché hanno già ultimato la bonifica perché le palazzine sono state interamente sì, bonificate. Infatti stiamo andando per lì perché la situazione dei rifiuti iniziale è stata completamente smaltita e anche le tubature, quindi la grande perdita idrica è stata eliminata. Stanno continuando con dei lavori di riparazione adesso nelle palazzine A e a giro tutte le altre quattro. Però già due le sono completamente ultimate. Le troviamo? Cioè, secondo affatto non c'è degli interventi da fare all'interno del... Esatto, esatto. Infatti poi il funzionario del SIMU ti spiegherà attentamente questo aspetto, perché loro adesso hanno lavorato nella parte, diciamo, esterna delle perdite. Ecco, nel secondo appalto andranno a faranno degli interventi proprio all'interno delle abitazioni, da dove provengono la maggior parte delle perdite che creano questo grandissimo consumo. Fatto una stima, no? Sul risparmio che si avrà all'esito di tutto questo, esatto, questo intervento di bonifica e riparazione anche degli impianti, mi pare 250.000 euro o meno, no? Esatto, esatto. Un consumo che oggi costa 450.000 euro, esatto. Quindi abbattiamo della metà. Da questa parte c'è anche la dimensione degli sprechi attuali. Esatto, e infatti come già era stato accennato dall'ingegner Volta, funzionario del SIMU, noi paghiamo 450.000 euro di utenze idriche l'anno per questo complesso. Andiamo qui, sì. Dove abbiamo fatto l'altro giorno l'intervento. Ok, queste sono le prime due palazzine completamente ripulite. Infatti non ci sono più i rifiuti, non c'è più la discarica. E anche all'interno sono ben visibili gli interventi effettuati. Chi ha le chiavi di questo cancello? Il SIMU ha messo il lucchetto. Allora, questa è la prima palazzina completamente ripulita. Da 17 anni non c'è stato un intervento di questo tipo. Ok, come vedi qui è completamente anche dentro e i tubi sono nuovi. Quindi la perdita, sì, e abbiamo chiuso questa... E qui non ci sono più rifiuti e l'altra palazzina è questa qui accanto. Quanti giorni ci sono per fare l'intervento di bonifica e di riparazione delle tubature? In queste due palazzine loro hanno cominciato il 27 di febbraio, circa, sì. Una decina di giorni? Sì, stanno già ancora lavorando e ne hanno ancora avuto. No, su queste anche stanno già ancora lavorando. No, con queste hanno finito. Diciamo una decina di giorni per intervenire su
sì, la parte esterna. Non sì, no, 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 la parte interna dopo. Sai che ci abbiamo messo mesi per trovare i fondi, per anche, cioè, avviare anche tutti gli appalti e poi 10 giorni di lavoro. E da 17 anni non si interveniva. Mesi, qualche mese, insomma, 3 mesi ci abbiamo messo a trovare i fondi. Il centro di Roma uguale, benvenuta, grazie, grazie, che guarda, è la prima volta, grazie, abbiamo bisogno, grazie a voi, grazie, speriamo che ci aiutate fino a noi, abbiamo appena iniziato. Abbiamo lottato per 22-24 anni qua, macchine bruciate, ci hanno fatto danni, ci hanno fatto tutto, però ecco, ci siamo invecchiate e siamo ancora qui, non sappiamo che cosa siamo qui a se vai indietro i dati. Infatti stiamo lavorando anche su quello, lo sapete meglio di noi, queste palazzine non hanno... Esatto. E devo dire che per anni non hanno mai messo mano, per cui è... No, una volta, aspetta, diciamo la verità. No, però per quando c'era la Filardi aveva iniziato a fare, poi è finita tutta, poi basta. Per 7 anni eravamo abbandonati da tutto, da Stato, Polizia, Carabinieri, da tutti. Soli qua noi eravamo che combattiamo. Oggi ci sono tutti. Ci conoscono tutti qua. Oggi sono proprio tutti. Vi ringraziamo tutti, naturalmente. Mi devo sfogare. Dopo 7 anni almeno qualcosa stiamo a vedere. Dai, grazie. Virginia, ti volevo presentare questa signora che è scesa da casa. Ci stiamo lavorando. Guarda, devo dire che la presidente Franca Pavolo si è impegnata tanto, ha cercato di mettere tutti all'opera. Noi chiediamo un impegno da parte vostra, chiediamo l'affitto. Di pagare la scelta, noi dobbiamo pagare. Dobbiamo lavorare adesso che abbiamo lavorato sulla parte regolarizzazione. Perché effettivamente, come diceva la signora, questo è pronto? Cioè giuridicamente si capisce la forma. Esatto. No, a noi ci hanno messo come casa d'appoggio. Sì, sì, casa d'appoggio. Poi basta. No, no, no. Sì. Sì. Pronto, dica. Si paga l'affitto. Non si paga. Sì. No, a me non mi ha convocato nessuno. Stiamo lavorando. Si è emozionato. È la prima volta. Non è mia moglie è arrivato nulla. Comunque la prossima settimana avremo un altro incontro con i dipartimenti, le politiche abitative, proprio per... stiamo lavorando per mettere regolarizzare tutta questa situazione e ridare dignità alla nostra periferia. L'assessore è stato eletto. L'assessore alle politiche abitative per adesso è ancora Mazzillo. Stiamo cercando, credo che abbiamo trovato una persona che ci potrà aiutare. Nel frattempo devo dire che l'assessore Mazzillo sta facendo tantissimo. Devo dire anche un'altra cosa, che la situazione del complesso Bastoggi è talmente intricata che gli stessi uffici non sanno dare una risposta e non riescono a capire, diciamo, quale sia giuridicamente la conformazione di questo complesso, quindi qua si tratta proprio di ripartire da zero e capire cosa fare e come farlo. Stiamo lavorando, assessori, dipartimenti, uffici, tutti. A noi ci hanno detto che questo è proprietà del comune, non sì. È del comune, sì. Perciò non è un residence privato. Assolutamente no. Questa è proprietà del comune. Proprietà del comune, non è un residence. Non è ATER, non è tante cose. Adesso dobbiamo capire cosa è. Dovremmo trovare un'identità a questo blocco. Quello che voglio capire io è che voi ci avete prodotto voi, io credo di 20 anni più dentro. Sì, però dico, è usabilità di più, perché tu mi riempi 30 anni sono abitati. Noi ci hanno portato sempre avanti col cambio di destinazione d'uso, non si riesce a fare. Allora, io direi che su questo ci rivediamo un'altra volta, perché stiamo proprio lavorando per riuscire, per tutto l'altro. È stato utilizzato appunto, come diceva la signora, il luogo d'appoggio temporaneo, poi come tutte le cose.
cose temporanee vengono dimenticate e diventano permanenti, con tutte le conseguenti, con tutti i conseguenti disagi, perché oggettivamente le persone che stanno qui non sanno quello che, quello che devono fare, cosa, cioè, è una situazione di incertezza totale. Stiamo mettendo mano a tutto. Noi più che altro vogliamo il contatto, vogliamo rimanere. Dopo 20 anni, diciamo, uno qui ha messo le radici, ha fatto che sulla poi il comune mi sposta, mi manda sotto una scala, io devo ricominciare tutto da capo. Dopo 20 anni fare un abitativo. Adesso cerchiamo di capire. Che qui paghiamo tutto, luce, non paghiamo solo l'affitto e l'acqua. Abbiamo le bombole. No, luce, gas, tutto paghiamo. Noi ci riandiamo tutto qua. Noi paghiamo pure la moltezza. Gente brava, c'è gente anche che qua se ne approfitta. C'è un minimo di 450 bombole. Quindi è attacchi abusivi, quindi siamo pure a rischio di fuochi d'artificio. Guarda, stiamo lavorando su tutto, sapete meglio di noi quali sono le mille irregolarità di questo posto. Meglio di noi. Appunto, quelle che erano le discariche abusive, i problemi cognari, quindi... Le luci. Sì. I barconi che è sotto stanno i ragazzini, sono venuti i pompieri, ci hanno detto che hanno... Stiamo facendo anche la verifica. Noi mandiamo per la scuola. Va bene. Grazie, quello che possiamo dirvi è che abbiamo iniziato a metterci mano. Mi raccomando, lei grazie. Direttamente alla grazie. Non faccia come l'arte. Non ci penso proprio. Cioè, no. Ma non è da lei, io penso che ci penso proprio. Okay. Grazie. Grazie a lei. Grazie. 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 Ovviamente quello che stavamo dicendo anche con una signora che adesso non vedo più, ma che stava qui, sì. È che sì, veramente... l'altra signora... Noi ci impegniamo a sistemare tutta questa situazione, dove sistemare è una parola un po' generica per dire a 360 gradi. Oggi stiamo iniziando con le bonifiche, stiamo iniziando con le riparazioni, poi interverremo negli appartamenti, però voi, diciamo, dal lato vostro dovete aiutarci, cioè se c'è una discarica abusiva, noi la facciamo, c'è qualcuno che butta, lo sa qual è aiutateci. Allora lei lo sa meglio di me, noi prendiamo il numero di targa della macchina che viene a buttare abusivamente, la polizia ci ha detto che non lo possiamo fare. Perché polizia? Che ti hanno detto? Che rischiamo io la denuncia per... della privacy. Sì. Pure? Ma che non si possono prendere non lo so. Non puoi prendere targhe. Non puoi prendere targhe, non puoi fare niente. Ci aiuti, ci dia una voce. Ci rassicuri che non è così. Non mi sembra, insomma, che sia così. Ci hanno detto che il discorso è questo, purtroppo succede che qui chi butta non è, verranno pure dalle altre parti, però c'è sta pure qualcuno che sta qui che abusa della situazione, sì, di disagio, sì. No? Diciamo le cose come stanno. Una targa, dicendo, io ho visto che sì, però la targa, e bisogna vedere, poi devi fare delle indagini, perché la targa, vedere una targa che viene, poi devi contestare, per essere contestato bene devi essere preso sul fatto, perché noi, per esempio, deve essere contestato. Camera. Esatto, quello ci potrebbe aiutare. Quando noi toglievamo l'appartamento, ecco, quanto vengono a occupare? Si chiamano vigili, si chiamano polizia, almeno la polizia un po' è cosa, carabinieri. Perché non intervenite in quel momento quando noi chiamiamo, rischiamo che quelli ci ammazzano a noi? Sì, ma secondo me è semplice, se noi avessimo tutte le disponibilità, anche perché noi diciamo qui, sul questo complesso, no, noi interveniamo cosa come Polizia Municipale per le notifiche, per i controlli, per le varie cose, quindi siamo presenti quello che è possibile, come in tutta la città, il discorso è questo. Ci dettero un numero della tax force, la chiamavano, sì. Dove noi dovevamo chiamare se vedevamo degli occupanti. Al quindi momento, è una cosa, diciamo, sopra il non ha mai funzionato. Ecco, ultimamente sai cosa hanno detto? Che qui non dobbiamo più chiamare, che loro non si interessano per niente. Possono occupare, possono no. Qui non c'è occupazione. Ce la vedo che sindaca, qui non c'è un'occupazione. Sì, siamo armati dei cellulari. No, qui basta che dai soldi, entrano dentro. E chi ha preso casa, venduto, tornato qui. Ecco. Certo, quello sicuramente.
Giro, andiamo? Proseguiamo il giro. Ci teneva tantissimo. Benvenuta, grazie. Grazie. Grazie di essere venuta, e sono molto fortunata che ho funzionato per la inizia qualche anno nuovo, abbiamo tutto. Sì, devo dire che avete iniziato un grande lavoro. Grazie per la collaborazione. Ci mancherebbe, voglio dire, sono qui a Io so che te hai un altro impegno per il quale devi andare via, e ci facciamo la promessa di rivederci, presto, sia per parlare dei vari problemi del principio, sia per venire a vedere di nuovo qui come proseguono i lavori. D'accordo, se hai un attimo magari vuoi maggiori delucidazioni, i funzionari del SIMU sono venuti oggi, quindi se vuoi parlarne di nuovo. Qua mi lavora insieme. Cioè, qua accanto a me l'ingegner Mazzanga. Colui che poi è sul logo. Se potete illustrarle magari sì. Al mio dettaglio il tecnico, io già vi ho accennato qualcosa. Abbiamo fatto un intervento di pulizia di tutte le fognature, revisione del funzionamento delle linee, e stiamo intervenendo su tutte le perdite che abbiamo incontrato nelle autorimesse. Possiamo risolto... dire più, in maniera più generica che il problema l'abbiamo diviso in due parti: uno di un risanamento igienico per situazioni ormai pregresse che dovevamo risolvere. E il secondo invece andrà più capillarmente all'interno delle singole appartamenti, ovviamente nei limiti della disponibilità che abbiamo, quindi insomma ci preoccupa un po' il fatto che se interverremo lo faremo non al 100% dei casi, ma nei casi più importanti, quindi terremo conto delle indicazioni, poi se servirà il municipio potrà ultimamente intervenire e andare a completare le cose più minute. L'obiettivo che ci eravamo posti è che a fronte di spese per la utenza idrica esorbitanti fuori di ogni normale, fuori di ogni normale statistica, vediamo di ridurle, e se ci riusciremo al prossimo anno constateremo una bolletta assai meno cara e che probabilmente ci ricompensa anche delle spese che oggi stiamo facendo. E nel bilancio dovrebbe guardare. Cioè così proprio venivano buttati i soldi. Sì, la cosa poi che dispiace di più è che si osservano perdite di acqua calda, non fredda, quindi era acqua che si perdeva e energia che le caldaie consumano per scaldare. Da quanti anni non si interveniva? Dunque il SIMU, ci tengo a dirlo, non ha compito di intervenire in questo tipo di appalti, comunque sono dei problemi, però l'abbiamo fatto per dare un supporto ad altri sarebbero colleghi. Sarebbero stati gli uffici tecnici del municipio? Beh, diciamo che il dipartimento, quello preposto, il patrimonio sì, che si dota, di solito si dota di appalti specifici per fare queste cose. Sì. Ma non avendo questa disponibilità ha chiesto aiuto sia ai municipi che a noi e non ci siamo tirati indietro, anche se probabilmente stiamo distogliendo, no, le nostre forze da altri che sono i nostri compiti. Però vuole buche stradali, che vuole buche stradali, i cittadini vengono e mi chiedono tutti i giorni, hanno ragione. Però cercheremo di limitare questo incarico breve tempo possibile per ritornare ai nostri compiti. Nel frattempo noi dobbiamo praticamente reindirizzarci invece sul patrimonio. Esatto, e le politiche abitative. Il patrimonio e politiche abitative. Quindi quello che auspichiamo è che dopo questo primo intervento un po' di massa, poi seguano costantemente interventi specifici di manutenzione spicciola, e in questo per esempio o il patrimonio o lo stesso municipio che è territorialmente competente riesce meglio a soddisfare. Io direi finita, appunto come l'ha chiamato lei, questo intervento di massa, poi ci mettiamo intorno a un tavolo e ripristiniamo anche qui ordine tra chi deve fare cosa. Esatto. La cosa migliore, vediamo. No? Cioè generalmente funziona così, poi se sì, si sì, programma sì. Le cose
funzionano meglio. Infatti l'obiettivo è quello di programmare, effettuare degli interventi programmati così come già stiamo facendo con la manutenzione ordinaria del municipio e non pensare di intervenire dopo 17 anni quando ormai la situazione è così grave che bisogna provvedere agli interventi capillari. Indubbiamente la tenacia del Presidente è stata determinata. No, lei è un mastino da questo punto di vista, giustamente. Pure noi ci siamo mossi, soprattutto perché avevamo visto quanto ci teneva la Presidente e noi insomma, abbiamo fatto un piccolo strappo alle nostre regole, ma abbiamo fatto volentieri perché capivamo che... Nei limiti della legalità, no? Sicuramente. Diciamo a favore di telecamere, comunque. No, dicendo che abbiamo lavorato oltre quello che ci è... Sempre meglio sottolineare. Sì, ma infatti grazie. Non bisogna mai travisare le parole, bisogna prendere il senso più vero delle parole. No, grazie, siete stati veramente... Comunque non finisce qui perché noi per altri 2 mesi staremo qui ancora. Beh, lo so. Beh, insomma, le palazzine meritano tutte di essere risistemate, quindi... Ciao. Intanto grazie. Soprattutto grazie. Il nostro dovere. Arrivederci. Grazie moltissimo per essere venuto in ingegnere. Arrivederla. Un saluto. A presto. Arrivederci. Arrivederci. Buon lavoro. Buon lavoro. La tenacia del Presidente è un po' contrariata oggi, perché diciamo che... Si vede che l'assesso soffre. I risultati del lavoro si iniziano a vedere. Quando dicevamo noi stiamo scavando per mettere le fondamenta, poi piano piano si inizierà a vedere la casa, no? Sì. Ecco, cioè noi per mesi abbiamo lavorato un po' sotto traccia cercando appunto di trovare fondi, avviare gli appalti e adesso piano piano si vede qualche risultato, funziona così, ma non è che proprio l'amministrazione sia ferma, si sta muovendo tanto e i risultati piano piano arrivano. Grazie Virginia, no, ti grazie saluto, buon rientro, ci vediamo presto. Ciao, buon lavoro. Vediamo. La mia assessora. Lei è grandiosa, no, è ambiente. Sono lavori pubblici. Lavori pubblici. Noi ci siamo messi. Certo, certo. Più di una volta. Per Bastoggi e per Certo. Poi un po' grande. Sì, assolutamente. Farà un punto. No, no. Ciao, ciao, buon lavoro a voi. Noi nel frattempo quanto dobbiamo ricordare? Ah, torniamo su, andiamo a vedere, sì, senz'altro. Va bene? Sì. Grazie. No, no, non ce l'ho. Buongiorno, signora, parlate della residenza. Però devo... Leo. Sì. Se il veicolo oppure da una targa che è rimasta. Se è rimasta.
sei rimasta. Dopodiché, logicamente, se il proprietario l'ha abbandonato è più difficile pure reperirlo. Perché a disegno, quindi alla fine della procedura, in 3-4 mesi, non facciamo più. Io per quello. Però aspetta, c'è una via.